Tra gli atteggiamenti abilistici che ci vengono in mente, il primo è ad esempio infantilizzare le persone disabili, cioè credere che non siano abbastanza mature e adulte da poter prendere delle decisioni da sole. Significa anche utilizzare atteggiamenti e linguaggi paternalistici. Il secondo è svalutare la vita delle persone disabili, cioè credere che la nostra vita non sia una vita degna di essere vissuta. Il terzo è negare o svilire la disabilità, frasi come "non sembri neanche disabile" sono offensive perché implicano che essere disabili sia qualcosa di orribile e indesiderabile e che a noi ci serva una qualche rassicurazione sul fatto che sembriamo delle persone normali. Svilire la disabilità, attraverso espressioni come "siamo tutti un po' disabili", invece è un modo per negare le nostre necessità e le nostre rivendicazioni. Il quarto atteggiamento è quello dell'inspiration porn, cioè quando le persone non disabili pensano di poter pretendere che la nostra vita e i nostri successi siano utili per dare loro una fonte di ispirazione e un esempio. Infine, c'è quell'atteggiamento che nega la nostra sessualità e il valore delle nostre relazioni, cioè essere immaginati noi persone disabili come persone asessuate che non hanno delle relazioni con nessuno, oppure pensare che queste relazioni nascondano dietro nei nostri partner delle parafilie o dei secondi fini.